Buongiorno e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di FedePharma Channel. Vediamo i titoli di oggi. Ricetta dematerializzata di PC e farmacia dei servizi. Tobia necessaria situazione uniformità. Piano autunnale anti-Covid FedePharma Bergamo e ordine dei farmacisti. Aderenza terapeutica Mana FedePharma Piemonte, farmacista miglior alleato. Coronavirus e CDC non raccomanda guanti per proteggersi. Ricetta dematerializzata, farmacia dei servizi, DPC e vendita online dei farmaci. Questi i principali temi affrontati dal segretario di FedePharma Roberto Tobia nel corso del programma Attenti al Lupo di TV2000. Il futuro ci porta verso la piena dematerializzazione della ricetta e in un'ottica di compartecipazione tra le strutture sanitarie, i medici di medicina generale e la farmacia, che deve portare ad un'eliminazione progressiva della stampa del promemoria. Questo fenomeno però deve essere gestito in maniera centralizzata, sottolinea Tobia. Purtroppo il titolo quinto della Costituzione è ancora una realtà e la sanità italiana viaggia a 21 velocità diverse. Il segretario di FedePharma evidenzia la differenza che ancora vige tra le diverse regioni italiane e grazie alla farmacia dei servizi tutto questo potrà essere superato. Un risultato che secondo Tobia è però ancora molto lontano e potrà essere migliorato con un'uniformità territoriale, come spiega nel suo intervento. Ascoltiamolo. Il vero passo in avanti lo avremo soltanto quando riusciremo a trovare su tutto il territorio nazionale una situazione di uniformità che al di là della volontà delle regioni, o quantomeno con la condiscendenza delle regioni, che devono rendersi conto di quanto sia importante in questo momento passare da un sistema che è centralizzato a livello nazionale, che vede una situazione diversa di tutte le regioni d'Italia, a un sistema che quantomeno omologhi e dia la possibilità a tutti i cittadini di essere curati alla stessa maniera sia in Piemonte quanto in Val d'Aosta o in Sicilia. Questo è un passaggio importante, un passaggio fondamentale. Abbiamo dimostrato come farmacie, proprio nel momento dell'emergenza, di essere pronti ad affrontare il futuro, e lo abbiamo fatto superando a pieni voti l'esame al quale siamo stati sottoposti, restando aperti, dando la nostra disponibilità e diventando davvero in molte situazioni il primo punto d'accesso, certo, del cittadino al Servizio Sanitario Nazionale. La provincia di Bergamo è stata una delle zone che ha pagato il prezzo più alto a causa del coronavirus. Il sistema sanitario regionale, in tutte le sue articolazioni, certamente impreparato ad un evento simile, ha dovuto affrontare compiti difficili fino ad ora sconosciuti, dimostrando pregi e aspetti organizzativi che suggeriscono future riflessioni e revisioni. Proprio per questo è nato il tavolo di lavoro per l'emergenza autunno. Alla luce della recente interruzione dei lavori bergamaschi di questo tavolo per il piano autunnale anti-Covid, FedePharma Bergamo e l'Ordine dei Farmacisti seguono con attenzione l'evolversi della situazione. Certi, dichiarano, dell'utilità di un progetto che, dalla dura esperienza di questi ultimi mesi, può trarre la capacità di organizzare oggi reti di intervento pronte ad un eventuale ritorno di emergenze. L'invito di FedePharma Bergamo e l'Ordine dei Farmacisti è quello di incoraggiare la discussione nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ogni soggetto, anche se necessario, ripartendo dai modi e dai tempi, senza però far venir meno il valore superiore della tutela della salute dei cittadini. Gestione delle malattie croniche nell'era post-Covid-19, l'esempio del diabete. Questo è il titolo del webinar organizzato da Motore Sanità, l'occasione per fare il punto su come prevenire precocemente la progressione della malattia e le sue principali complicanze. Il Covid-19, secondo Massimo Mana, presidente di FedePharma Piemonte, intervenuto nel corso del webinar, ha peggiorato la situazione perché il cittadino è stato lasciato solo per 4 mesi sul territorio, avendo difficoltà anche a essere visitato da qualcuno, compreso il medico di base. Il 75% delle ricette del Piemonte viene fatto telematicamente, il che vuol dire che il 25% dei pazienti è visitato e il 75% riceve la ricetta a casa. Per far fronte a questa situazione, il presidente di FedePharma Piemonte racconta di aver già fatto una serie di proposte a livello regionale, che vedono come miglior alleato per assicurare una corretta aderenza terapeutica il farmacista.
L'uso dei guanti sterili per proteggersi dal virus SARS-CoV-2 non è raccomandato, anche perché possono indurre a pensare di poter abbandonare l'igiene delle mani. È quanto fa sapere il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che invece li raccomanda agli operatori sanitari, come spiega in un documento pubblicato sul suo sito. Sono ancora insufficienti i dati per raccomandare ai singoli di indossare guanti sterili per le attività domestiche, a meno che non si condivida l'abitazione con una persona positiva al virus. Chi prima dell'epidemia indossava già i guanti nel proprio lavoro per proteggersi dalle infezioni, come i netturbini, possono proteggersi così anche dal virus. Non vengono raccomandati a chi invece già non li usava sul lavoro, come cassieri di supermercati e negozi, autisti di autobus e taxi e impiegati. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Il telegiornale di Federfarma Channel torna domani. Buona giornata.